coglione! Amici del canale, bentornati su un nuovo video. Oggi farò un'uscita nelle zone, diciamo, che toccano un po' Umbria e la provincia di Rieti, quindi entreremo poi in Abruzzo. E sono partito, diciamo, come punto iniziale nei dintorni di Narni, per quindi poi proseguire un po' sulla Flaminia. Adesso sto, diciamo, in direzione già a Rieti, e sto per arrivare, diciamo, a Rieti, e praticamente la tappa finale di questo viaggio sarà la Piana del Rascino, l'Altopiano del Rascino, che è una zona praticamente dove comincia anche la parte dei posti del Parco Nazionale del Gran Sasso. Allora, ho praticamente preso un percorso un po' prendendo spunto su qualche enduroista, diciamo, tramite internet. Ho visto un po' un sito dove ci sono vari percorsi sia da enduro che anche da strada. Sostanzialmente io da oggi ho preso un tracciato che collega Narni e l'Altopiano del Rascino, in cui per il momento sto facendo strada, anche se in realtà questo percorso nasce per le moto enduro, quindi dovrebbe esserci, vedendo un po' le foto del viaggiatore che l'ha condiviso, dovrebbe esserci anche una parte di off-road, quindi io sto un attimino scalpitando per arrivare alla parte di off-road, quindi diciamo è più o meno già un'oretta e mezza che sono in marcia, quindi adesso sono, diciamo, sto un po' esplorando questo percorso perché non lo conosco, quindi vediamo un pochino, poi strada facendo ci aggiorniamo. Eccoci a Rieti, adesso mi sto dirigendo diciamo direzione L'Aquila come strada. Siamo appena usciti da Rieti e adesso mi sto avvicinando verso la provincia dell'Aquila e vediamo un pochino, mi dà un'oretta di strada da qui. Vediamoci queste due macchinette, scrolliamocele di dosso, perché sostanzialmente qui in questa parte del svincolo di Rieti ci sono ormai lavori in corso da qualche anno, e ci sono quindi ogni volta che torno, che quindi non torno così spesso qui, ogni volta trovo una situazione diversa, quindi con delle deviazioni nuove, ti fanno svincolare nei paesi limitrofi a Rieti, e quindi adesso mi ero un pochino smarrito. Quindi tecnicamente, allora, intanto stiamo per entrare in un'altra galleria, tanto per cambiare, e intravedo il Monte Terminillo, quindi dovrei essere a buon punto. Monte Terminillo, che praticamente è l'ultimo, diciamo, il confine, il posto che stabilisce il confine tra l'Abruzzo e il Lazio. Ok, qui mi fa fare adesso uscita. Ok, adesso mi fa salto Cicolana, vediamo un pochino. Terminillo ce l'ho sempre sulla sinistra. Comunque, ora che ci penso, qui ci sono passato qualche anno fa, una strada stupenda,
bene, non so se riuscirà. Qui siamo in piena montagna, diciamo quasi in prossimità della Valle del Salto. Spero sempre che si senta bene. Devo dire che questo set, diciamo questo set molto essenziale, quindi di action camera e sistema audio, mi sto trovando molto bene. Ho il Rode Wireless Go 2. Devo dire un attimino che ancora non ho capito bene, in base anche alle variabili diciamo atmosferiche, quant'è la vera durata di una batteria, di una ricarica, perché l'ultima volta che sono uscito mi è sembrato un pochino che si fosse scaricato troppo presto, però magari non mi sono reso conto e non ho utilizzato troppo tempo e magari l'utilizzo si è scaricato presto. Quindi, però diciamo come si sente, nonostante comunque mi impegni molto a creare dei fastidi di sottofondo, potete immaginare il moto, il vento, però mi sto trovando abbastanza bene. Allora, sono quasi arrivato in zona Fiamignano, quindi mi dà 30 km dall'altopiano di Rascino. Ho sbagliato strada, mi sa. Ma questa sbuca da qualche parte? Sbuca devi andare verso Rascino. Allora fai e vai a destra. Ah, ok, ok. Ok, questa lo puoi fare. Ah, ok, ho detto sentavo a casa di qualcuno, ho pensato. Proseguo sopra, grazie. Ciao. Salve. Sono entrato a casa della gente, lasciamo perdere. La signora, non so se avete sentito, mi ha detto con questa la puoi fare questa strada. Non so perché, c'era una bambina, non so se si è vista nel video, quando stavo svincolando a casa di questa gente si è messa a piangere, cioè, non so perché, ha visto, cioè mi ha detto tipo come se stesse cercando qualcosa, però boh, non lo so, magari si è spaventata della moto, però in realtà mi sono passato a 2 all'ora. Sembra di stare in un altro pianeta. Dove sbucherà questa strada? Ti fa una casetta qui, proprio un messaggio chiaro, non rompetemi le palle. Con la borraccia avete acqua più o meno ogni chilometro, c'è una fontana qua, potete diciamo tranquillamente evitare di comprare acqua. Portate una bella borraccia e la riempite quando volete, quando vi serve. Che spettacolo, ragazzi, guardate che strada. Lo chiamavano Trinità? Mi sembra quei scenari, che è probabile poi che ce l'abbiano girato qua, qualche scena. Benvenuti a Rascino. Thank you.
Salve. C'è un cane. Poi io entro un attimino qui dentro. Vabbè, provo casomai a vedere un po' più avanti che cosa c'è. Caso mi giro. Sassone, evitato, alza come ti gira la telecamera. Ok, si può entrare qua, è tutto aperto, ma io direi di sì. Che spettacolo ragazzi, foto copertina, ci sta tutta. Sono un coglione! Niente, praticamente per fortuna mi è andata bene, mi è andata di lusso. Ho praticamente messo l'asta un po' laterale, con le sospensioni è andata un po' giù, di lato, quindi ho preso un paletto qui della strada mulattiera e mi si è spezzato per fortuna solo il pallino supporto. Pare che sta tutto a seguiamo. Va bene, va! Dai, eh! Allora, qui al Lago del Rascino si conclude oggi la mia uscita, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro intrattenimento, e poi durante il video vi metterò in descrizione qual è il tragitto che ho fatto sostanzialmente, così se volete replicarlo, magari vi trovate da queste parti, potrete farlo. Io vi saluto, quindi vado a cercare adesso un posto dove mangiare qualche cosa. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona strada!